Mauro Febo, dai dati certificati dalla Corte dei Conti emerge un quadro davvero drammatico per quanto riguarda i conti della sanità abruzzese. No ma è drammatico perché noi pensavamo, così come c'era stato riferito, eh, che il 2016 era un discorso chiuso, era stato chiuso con il 10 aprile 2018 al tavolo del monitoraggio dove era stato presentato un deficit di 38 milioni e 600 mila coperti da, un, eh, da soldi derivanti dalla contabilità separata eh, del, del del GSA, eh, se non che oggi la Corte dei Conti interviene e ci certifica che quei dati non sono veritieri, ma che il, che il, de, che il deficit non è di 38 ma è di eh, 61 milioni di euro, quindi c'è una differenza di 22 milioni di euro, io mi permetto di dire che anche la copertura iniziale dei 38 milioni ha dei dubbi, tant'è che il tavolo di monitoraggio del... 15 novembre 2018, dove le carte ci sono state un po' nascoste per, per tanti mesi, eh, contesta questa operazione della copertura del GSA di 44 milioni di euro che sarebbe la perdita del 2017. Quindi se facciamo la somma 2016, 2017 e 2018, io credo che questi signori ci lasciano un buco di oltre 200 milioni di euro. Credo che sia una, una cifra ehm, difficilissima da recuperare in tempi brevi, ma soprattutto che ci mette in difficoltà perché non ci dà la possibilità di derogare al famoso decreto Lorenzin, che permette la deroga a condizione che ci sia stato il risanamento. Febbo, vi attendete le dimissioni da parte dei manager? Ma ce le saremmo già, già attesi visti questi dati e visti questi risultati. Mi sembra che si continui invece a fare eh, operazioni che gridano allo scandalo, si continuano a fare concorsi, si continuano a dare prebende, eh, si continuano a regalare eh, promozioni che peraltro ci mettono in condizioni eh, di difficoltà perché saranno atti che saranno annullati e eh, ampliano i contenziosi. È veramente una cosa indecorosa ciò che hanno compiuto negli ultimi quattro mesi e soprattutto negli ultimi quindici giorni. Da dove dovrà ripartire il nuovo governo regionale? Per la da, un, da un esame attento eh, e da una fotografia di ciò, che ci viene, ci, di ciò che ci viene consegnato. Poi come abbiamo avuto il coraggio di risanare ciò che c'era stato lasciato da del turco e compagni, credo che saremo in grado di risanare anche questo.